La provincia di Brescia è anche quest'anno, come gli anni precedenti, una realtà molto difficile, con numeri purtroppo molto allarmanti di incidenti mortali, e dunque bisogna continuare a lavorare sicuramente sulla prevenzione, bisogna continuare a lavorare sui controlli sulle strade, perché purtroppo anche tanti incidenti sono anche, diciamo, da dinamiche banali, banali nel senso disattenzione, uso del cellulare alla guida, oppure addirittura la cosa più grave è anche stato d'ebbrezza, ecco, questo sì. I controlli sono fondamentali comunque, diciamo che negli ultimi anni sono stati forse diminuiti un po' questi controlli e invece dovrebbero essere aumentati proprio per dare più sicurezza, per far sì che la gente, gli automobilisti sappiano di essere controllati, sappiano che comunque sulla strada non si scherza perché ci si fa veramente male e purtroppo i dati sono questi. Scorso anno, a differenza degli anni precedenti, nella provincia di Brescia c'è stata una mortalità più elevata, cioè nel senso che dal 2000 al 2013 abbiamo avuto una costante diminuzione. Nel 2014 purtroppo abbiamo perso 88 persone sulle nostre strade e questo dice che, appunto, che quello che abbiamo fatto fino ad ora va bene, ma deve essere aumentato questo sia prevenzione che controlli sulle strade proprio per diminuire. E puntare anche sull'educazione stradale, quindi. Assolutamente sì, quello è l'educazione stradale è fondamentale perché la formazione culturale, la formazione delle coscienze è fondamentale, deve partire proprio dalla base che è la formazione nelle scuole. Quello assolutamente sì, perché per creare, diciamo, un utente rispettoso dell'altro deve partire dalla base che il rispetto deve essere reciproco. Cioè, io devo rispettare le regole, il mio coetaneo deve rispettare le regole per far sì che tutti, diciamo, condividiamo la strada della vita, ecco come è il nome della mia associazione che rappresento.